la regina italiana delle passerelle. Anche le bottiglie si vestono alla moda. Come nasce un editoriale di moda? Il ritorno delle figlie dei fiori. Dall'Irlanda, la più antica fabbrica di birra. Raccontare una storia attraverso gli scatti, comunicare un'idea, ricreare un'atmosfera, trasformare in immagini gli spunti raccolti dalle passerelle. Tutto questo è il compito di un editoriale di moda, termine che indica i servizi fotografici ospitati dai magazine del settore per illustrare le ultime tendenze. Noi siamo andati a curiosare proprio nel backstage di un editoriale realizzato per Twill, prestigioso mensile di moda, per scoprire come nascono questi servizi e quali figure professionali coinvolgono. Il punto di partenza è sempre un'idea, l'idea può venire da chiunque. In questo caso l'idea era di interpretare gli anni 70 eliminando le icone del periodo, cioè non facendo costume ma facendo un'interpretazione. Quello che vedremo oggi saranno gli anni 70, non tanto nelle zeppe, nei pantaloni a zampa, negli abiti, ma nell'atmosfera generale, e la cosa difficile sarà riuscire a farla respirare anche attraverso le pagine della rivista. Per la Stylist, il gruppo Italian Touch ha fatto una ricerca incredibile sugli anni 70, reinterpretandoli e reinventando volumi diversi. Nel nostro stereotipo conosciamo, sono gli anni 70, dei figli dei fiori, di Woodstock, quindi noi oggi abbiamo individuato invece uno stile, una sensazione, un mood più sofisticato, più costruito. Nella prima sessione addirittura avremo tutto orientato sul bianco. Gli abiti saranno bianchi, quindi non uno stile particolare, ma il colore particolare, il bianco. Quindi questo 70 romantico. Nella seconda sessione avremo gli anni 70 decisamente più storici. Ecco, quindi sul set verranno anche proiettate immagini di film che daranno proprio un background sicuramente con intensità maggiore. Il lavoro sui capelli lo trovo straordinario perché ricordando appunto i famosi anni 70, cosa ci ricordiamo? I capelli lunghi, lisci, dritti, e noi andiamo a dare una costruzione, una sofisticazione importante a questo. La differenza sarà proprio qua, quindi una materia sui capelli che sarà molto importante e darà un risultato appunto sofisticato. Per me è assolutamente stimolante raccontare gli anni 70, anche faccio parte di quella generazione. Sono cose che ho visto, che ho vissuto quando ero ragazzo, per cui mi piace anche pensare che oggi il mondo della moda si ispira a quegli anni lì. Le tendenze, come abbiamo visto nell'ultimo anno, nel prossimo anno saranno sempre gli anni 70. Forse perché è un periodo molto creativo, un periodo variegato. Non vedremo modelle perfette, meravigliose, con i visi scolpiti, ma vedremo un'attitudine che è quella giusta. Si arrivano modelle non tanto la modella bellissima che sa stare in posa, che sa sfilare, ma la modella che sa interpretare, che sa dare qualcosa di più davanti all'obiettivo. Per quel che mi riguarda, mi immagino un po' rockstar, un po' come nei video che vengono proiettati. Cerco di recitare. Per un attimo devi essere esattamente ciò che ti chiedono di fare. Un'equipe di 40 persone, tra fotografi, truccatori, hairstylist e modelle, al lavoro sul set allestito negli ex magazzini generali di Milano. E il risultato? Poche pagine e una copertina accattivante per raccontare il lato più romantico e quello più eccentrico dei mitici anni 70. I wish I could say no regrets and almost no death.